A 11 mesi dall'accordo fra Italia e Albania sono pronti i centri per persone migranti costruiti sul territorio albanese, pagati e gestiti interamente dalle autorità italiane. Nella fase iniziale ospiteranno un massimo di 400 persone, soltanto uomini salvati nel Mar Mediterraneo e trasportati al porto di Shengjin, dove è stato allestito il primo centro, l'hotspot. Qui le autorità garantiscono visite mediche, interpreti e la possibilità di chiedere asilo. In questi locali le persone migranti verranno sistemate, identificate, curate se necessario, ma vi resteranno soltanto il tempo strettamente necessario alle procedure di identificazione, poche ore prima di essere trasportate verso l'altro centro. Che si trova nella frazione di Jader, a 30 minuti di auto, nell'entroterra. Su un'area di 77.000 metri quadrati è stato allestito un centro diviso in 6 parti, destinato a ospitare in futuro fino a 3.000 persone. La sezione principale è riservata ai richiedenti asilo. Le loro domande vanno analizzate in un massimo di 28 giorni, secondo la procedura accelerata prevista dalla legge italiana. In questo lasso di tempo potranno incontrare avvocati e personale delle organizzazioni internazionali. Chi non ha diritto all'asilo finisce in un'altra parte del campo, isolata e con le sbarre alle finestre. Questo è il centro di permanenza e rimpatrio, è il luogo dove verranno alloggiate le persone che vedranno rifiutate le proprie domande di asilo. Ci sono decine di posti e se la capienza verrà sforata, queste persone migranti verranno trasferite in Italia in attesa di essere poi rimpatriate nei paesi di origine. C'è poi anche un penitenziario con una capienza di 20 posti per le persone migranti che dovessero commettere reati. Ma in realtà tutto il centro di Jader è un luogo di trattenimento forzato, recintato e sorvegliato da agenti della polizia italiana. Nessuno può uscire. I richiedenti asilo che vedranno accolta la propria domanda di protezione internazionale saranno trasferiti in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Quelli che invece riceveranno un diniego saranno rimpatriati nei paesi d'origine, sempre a spese e sotto la responsabilità dell'Italia. Per costruire queste strutture sono stati impiegati decine di milioni di euro, ma le autorità non sono in grado di quantificare il costo complessivo delle procedure per i 5 anni della durata dell'accordo tra Italia e Albania. Vincenzo Genovese, Euronews, Jader. È stato un giro della Sicilia molto bello, molto interessante. Abbiamo girato tutte le province, oggi si conclude a Palermo con l'ascolto dei sindaci, degli amministratori, degli ordini professionali, degli stakeholder per la redazione della bozza del PTR. PTR è il piano territoriale regionale. È una sorta di piano cornice che organizza e sviluppa la regione siciliana guardando al futuro e semplifica la vita agli enti locali nella redazione successiva dei loro PUG, che sono i piani locali. Questo è un modo per dare una visione più moderna alla regione siciliana e per pianificare quella che è la nostra idea di sviluppo e di società. Sono molto orgogliosa di ritrovarmi oggi assessore del governo Schifani nella veste di chi deve applicare una normativa come quella della legge regionale numero 19, di cui l'anno scorsa legislatura sono stata relatrice in aula. È stata una legge di riforma importante che riorganizza il territorio e che abbiamo approcciato con grande prudenza e con un rispetto reverenziale, perché andavamo a modificare la legge regionale del 78 voluta con forza da Piersanti Mattarella. Le cronache successive hanno raccontato che uno dei motivi per cui la mafia decise di assassinarlo fu proprio il fatto che lui abbia messo in regola il sistema dell'edilizia e dell'urbanistica. Quindi noi abbiamo modificato quella legge con il rispetto che si deve a una legge così importante, ma anche con la necessità di dare alla Sicilia e alle nostre città una visione più moderna dopo 40 anni. Per cui noi oggi abbiamo immaginato città smart city, a misura d'uomo, in cui il verde non è ciò che resta tra un palazzo e un altro, ma viene immaginato fin dall'inizio. Delle città in cui si ferma il consumo del suolo e si riqualifica l'esistente, quindi puntando tutto sulla rigenerazione urbana. Uno lo teneva bloccato da dietro mentre l'altro lo accoltellava con almeno 4 fendenti al termine di un litigio iniziato verbalmente per futili motivi legati a screzi tra parenti per questioni ereditarie.
Due uomini sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Catania al termine dell'indagine subito dopo la segnalazione dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Era il 12 ottobre 2021 e la segnalazione era stata effettuata perché un uomo che si era presentato con ferite di arma da taglio all'addome e a una gamba era ricoverato in pericolo di vita. Nonostante la reticenza dei presenti ai fatti avvenuti all'interno dell'abitazione della vittima, nel rione Picanello, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. In considerazione degli elementi raccolti, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati. Oltre 6 mesi di indagini svolte sotto copertura hanno permesso ai poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino di eseguire 33 decreti di perquisizione per reati legati alla pedopornografia online. Sono 29 le persone denunciate e 3 quelle arrestate dagli agenti che, tramite il sistema di messaggeria istantanea Telegram, si scambiavano materiale pedopornografico mantenendo l'anonimato grazie a particolari accorgimenti tecnici. Gli investigatori hanno individuato in un utente interessato a reperire materiale illecito, pubblicava in gruppi ristretti informazioni e tracce informatiche prese da altre identità virtuali la chiave di volta per arrivare alla loro identificazione. Gli indagati hanno diverse età, condizione lavorativa e origine geografica e all'operazione hanno partecipato i poliziotti della postale di Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Catania, Bari, Venezia e Trieste. Tutta Foggia è sconvolta dalle tremende notizie apparse ieri sera dopo la partita in trasferta dei rossoneri allenati da Eziolino Capuano contro il Potenza. 3 ragazzi a bordo della stessa auto sono stati coinvolti in un incidente mortale nella strada statale Potenza-Melfi. La dinamica ha visto l'auto scontrarsi con un altro mezzo che veniva dal senso opposto di marcia in piena curva. Coinvolto tra l'altro anche un minivan pieno di tifosi, oltre che di un autobus, causando, oltre il decesso dei ragazzi, gravi ferite a danno di altri 2 grammigiovani foggiani. Non è purtroppo servito l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia e del 118 ad evitare la tragedia accorsa ai giovani tifosi, Gaetano Gentile 21 anni, Michele Biccari 17 e Samuele Del Grande 13, erano grandi sostenitori del club della loro città. E i 2 più grandi, inoltre, erano 2 promesse del calcio. Ho detto che era il momento di fare qualcosa in più rispetto a quello che stiamo facendo anche bene fino ad oggi. Gliel'ho detto anche dopo 2 vittorie consecutive, non in un momento non positivo, perché siamo convinti e sono convinti, ragazzi, che alzando, facendo qualcosa in più, anche un pochettino alla volta, si alza il livello della squadra, la competizione fa alzare il livello, l'intensità, il ritmo. E oggi nel primo tempo ho visto una squadra con il ritmo giusto, con l'intensità giusta. Dobbiamo ancora crescere sul tenerla più minuti possibili, però ci arriveremo, perché i calciatori che prima erano un pochettino attardati rispetto agli altri stanno lavorando e si stanno mettendo in carreggiata. Oggi si è visto i vari Jimenez, Inglese, e quindi quando inizia a alzare il livello di tutti, l'intensità, il ritmo lo dovremo tenere per più tempo. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 15 ottobre di Globus Television. Martedì, alta pressione prevalente. Giornata con bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature fino a 29 grammiradi, minime in calo fino a 12 grammiradi nell'interno, mari. Mar Tirreno calmo, mar Ionio da poco mosso a mosso, stretto di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.